Bene, benvenuti, iniziamo questo webinar. L'argomento di oggi è un argomento molto interessante, che è un po' l'evoluzione della competitività dell'azienda dei prossimi anni. In particolare parleremo di smart manufacturing, no? Dove il concetto della smart manufacturing che vedremo è che la competitività passerà dal digitale. Innanzitutto, sintetizziamo i punti di cui parleremo oggi. Cercheremo di inquadrare un argomento complesso come la smart manufacturing, cercando di capire cos'è, quali sono le aree che coinvolge, quali opportunità per le aziende e quali sono i requisiti e i fattori di successo per cogliere queste opportunità. Cercando di focalizzare l'attenzione sul fatto che la smart manufacturing permette di creare valore all'azienda e quindi migliorare la competitività. Mi presento, sono Francesco Calì, ingegnere, mi occupo da più di 20 anni di operation, in particolare di manufacturing, purchasing e supply chain. Il mio focus è sempre stato quello di realizzare interventi in miglioramento delle performance per primarie aziende italiane. Io faccio attività di consulenza e poi formazione e convegnistica. Quali sono i punti che affronteremo in questo webinar? Cercheremo di capire un po' l'evoluzione industriale, quelle che sono state le quattro fasi. Oggi si parla anche di Industria 4.0, che è un po' la prossima rivoluzione industriale. Secondo punto che affronteremo è la smart manufacturing, in particolare cos'è, come impatta nell'azienda tradizionale, i benefici possibili che può generare la smart manufacturing, l'impatto nella supply chain, quindi vedremo la supply chain integrata che va al di là dei confini dell'azienda, quindi andando a coinvolgere fornitori e clienti, e cercheremo di individuare quali possono essere gli assi di sviluppo applicativi della smart manufacturing. Allora, il primo concetto che volevo rappresentare è un po' l'evoluzione di questa rivoluzione industriale. Diciamo che la smart manufacturing, poi vedremo anche i motivi, sicuramente potrebbe essere la chiave per una rinascita competitiva delle aziende italiane, anche in una logica di delocalizzazione produttiva, che vedremo come possibili benefici di nearshoring, cioè di riportare i processi produttivi nei paesi occidentali. Cerchiamo di capire, allora, se noi andiamo a vedere un po' le evoluzioni industriali, ce n'è stata una a inizio 800 sulla meccanizzazione, una seconda rivoluzione industriale che è stata la produzione di massa, in particolare col modello di Ford, quindi con la logica di standardizzazione di produzione di massa. Abbiamo avuto una terza fase di automazione della produzione di information technology, diciamo dagli anni 70, inizio 80. Oggi parliamo di fabbriche digitali, tenendo presente che già nella fine degli anni 80 noi abbiamo avuto alcuni elementi che poi ritroviamo nella manufacturing. Non so chi di voi si ricorda degli FMS, che erano i sistemi di Flexible Manufacturing System. Io in particolare mi ricordo, a fine anni 80, ho fatto in Fiat una tesi proprio sulla Flexible Manufacturing System, dove però aveva la carenza di quella che è tutta l'innovazione digitale e tecnologica che oggi può permetterci una implementazione anche a costi sostenibili in azienda. Cos'è la smart manufacturing? Io qua ho voluto riprendere quella che è un po' la definizione che è stata data dall'Osservatorio del Politecnico di Milano, il Polimi. In particolare, cosa esprime? Esprime una visione del futuro della manifattura, secondo cui le tecnologie digitali di oggi e future permetteranno di aumentare la propria efficienza e la propria competitività attraverso l'interconnessione e la cooperazione delle loro risorse. Per risorse noi cosa intendiamo? Intendiamo asset fisici, che sono tutta la parte di impianti, persone e informazioni.
non solo all'interno della fabbrica, ma distribuite lungo la value chain. Significa coinvolgimento del fornitore e anche del cliente. Quella che è un po' la visione delle aziende smart del futuro saranno performanti, che significa fabbriche funzionanti, ordinate e performanti che vanno sull'efficienza in termini di miglioramento. Intelligenti perché saranno fabbriche rapide che si adatteranno a quelli che sono i requisiti del mercato, flessibili nella variazione, ad alta produttività e connesse. Fabbriche connesse, integrate, grazie all'evoluzione dell'information technology di questi anni. In particolare, se noi andiamo a focalizzarci su quelli che sono i megatrend dell'ICT, di Information Technology, che va a impattare nell'azienda tradizionale, abbiamo quattro assi. Il primo asse è di collaborazione, cioè noi avremo una collaborazione integrata in tempo reale di tutti gli attori della supply chain, interni e esterni. I clienti saranno coinvolti nella progettazione dei prodotti e anche i fornitori. Abbiamo un concetto di mobilità, abbiamo una proliferazione di dispositivi mobili e quindi ci sarà accessibilità a qualsiasi informazione dato, in qualsiasi località, in qualsiasi momento. E questa è una vera rivoluzione. Sicuramente anche la connettività delle cose, quindi vedremo anche questo concetto dell'Internet of Things, dello IoT. E avremo una interazione bidirezionale con tutti gli oggetti del mondo reale. Un altro asse dell'ICT è l'intelligenza, la capacità di elaborare grandi quantità di dati per fare analisi, fare stime previsionali in tempo reale e quindi una migliore visualizzazione ed intelligence sui dati della produzione, proprio per adattare in funzione di quello che sta succedendo in quel momento in produzione. Non dimentichiamoci che tutte queste tecnologie avranno una componente chiave, che è il fattore umano, che dovrà integrarsi nei processi produttivi. Infatti si parla di un concetto di human-centric manufacturing, dove la persona avrà un'evoluzione di ruolo, vedremo anche come, fondamentale e avrà un'interazione diretta con tutto quello che è il mondo dell'automazione e della robotica. Proviamo un po' a sintetizzare, a fare un po' di chiarezza su concetti del manufacturing che sono in alcuni casi complessi. Noi abbiamo due mondi, no? Un mondo che si può chiamare smart innovation, che è legato un po' più ai processi di sviluppo prodotto ingegneria, dove abbiamo delle tecnologie di base che sono l'Internet of Things, lo IoT, il Manufacturing Big Data e il Cloud Manufacturing, che sono tecnologie a supporto di tutta la Smart Manufacturing. Poi abbiamo la parte di Smart Operation, che sono i processi di produzione e logistica, quindi che si interfacciano lungo la supply chain. In particolare noi ci focalizzeremo su tre tecnologie: quello che si chiama Advanced Human Machine Interface, l'Advanced Automation e l'Additive Manufacturing. Queste tre tecnologie sicuramente già oggi stanno contribuendo a generare un cambiamento radicale del modo di produrre. Solo per focalizzare un po' alcuni concetti che poi verranno approfonditi in alcune videopillole, no, che saranno poi messe a disposizione nelle prossime settimane, quando noi parliamo di Advanced Human Machine Interface, significa la capacità della tecnologia di interfacciarsi in modo semplice, immediato, in tempo reale, con le persone che governano le macchine. Quando parliamo di advanced automation parliamo di tutto il mondo della robotica. Questo è un tema molto importante. Tenete presente che oggi il mondo della robotica sta avendo un forte incremento. In particolare nel 2015 un terzo
di tutti i robot venduti nel mondo sono stati acquisiti dalla Cina. Quindi la Cina, diciamo, le quattro nazioni, Cina, Corea, Germania e Italia, sono leader su questo aspetto di robotica, tenendo presente che questo aspetto ci permetterà di avere un forte vantaggio competitivo, che adesso voglio approfondire in quelli che sono i possibili benefici. L'additive manufacturing, che anche questo sarà approfondito in queste videopillole, è tutto quello il mondo della stampa 3D, tutto quello che ci permette di produrre pezzi singoli con una tecnologia già matura che ci permette di avere una serie di benefici in termini di time to market, di tempi di sviluppo, di anche costi di produzione. In particolare, proviamo a focalizzarci su quelli che possono essere i possibili benefici. I benefici sicuramente sono legati a un miglioramento di quelli che sono i fattori critici di successo dell'azienda. Time to market e tempestività. Questo in particolare in funzione di una flessibilità produttiva adattativa in funzione di quelle che sono le esigenze del cliente e del mercato, in funzione anche di tecnologie di produzione che mi permettono di produrre anche pochi pezzi in funzione di quelle che sono le esigenze del mercato, sicuramente una migliore customizzazione dei prodotti, un miglioramento di costi e produttività di fabbrica, qualità e affidabilità dei prodotti, tempi di consegna e flessibilità. Questo per mantenere e incrementare una posizione competitiva a livello globale, perché non dimentichiamoci che la Smart Manufacturing può veramente creare un cambiamento radicale in un concetto di globalizzazione produttiva e vedremo anche perché. Sicuramente questi benefici devono potermi garantire nel tempo anche un ritorno degli investimenti, che sicuramente non è basso nella fase iniziale, ma sicuramente sarà ridotto nel corso poi dell'implementazione di questi sistemi. In particolare, questo è un punto su cui volevo porre attenzione, la Smart Manufacturing può generare una spinta a quello che è che si chiama nearshoring, cioè riportare nel paese di origine, cioè dell'azienda, la produzione. In che senso? Allora, noi abbiamo vissuto dagli anni 90 una forte delocalizzazione produttiva nei paesi low cost, abbiamo avuto un'attività di sourcing molto spinta nei paesi low cost, soprattutto dalla Cina, proprio perché il fattore costo, in particolare uomo, era molto più basso. Adesso ci sono dei trend di incremento di questo costo del lavoro anche in Cina, per cui la convenienza economica era la spinta per andare a delocalizzare o acquistare in questi paesi. Con l'implementazione e la diffusione di quel concetto della robotica, quindi parliamo di robot, sicuramente noi avremo la possibilità di cambiare quello che è il rapporto lavoro-capitale in modo drastico. Si pensa già nei scenari prospettici che un ora robot sarà più basso di 3-4 euro. Questo cosa permette? Permette di riportare e di riappropriarsi di un fattore estremamente competitivo, che è il processo produttivo. Quindi quello che ci si aspetta sarà una ritorno, non più delocalizzazione produttiva, non più uno scouting, un outsourcing in paesi low cost, ma un governo di uno dei fattori chiave nel paese di origine dell'azienda. E questo sicuramente cambierà anche molti scenari di globalizzazione, quindi nearshoring. Sicuramente l'aspetto della manufacturing dobbiamo capirlo anche operativamente, come si traduce nell'ambito della supply chain, quindi nella supply chain. Molto
Noi lo possiamo sintetizzare su tre assi, no, della smart manufacturing. Abbiamo un concetto di smart execution, significa è il cuore dell'attività dell'industria, quindi parliamo di produzione, logistica, manutenzione, qualità e sicurezza. Sicuramente questo avrà un grosso impatto, poi vedremo anche le tecnologie che ci permetteranno di migliorare su questo aspetto produttivo. Abbiamo un asse che si chiama Smart Integration, sono tutti i processi che interagiscono col mondo della fabbrica. Quindi parliamo di clienti e fornitori e quindi parliamo di sviluppi prodotti, di relazione con i fornitori e di gestione del ciclo di vita del prodotto. Poi abbiamo una terza fase che è la fase della Smart Planning. Smart Planning sono tutti i processi di logistica, di distribution planning, di demand planning, di inventory management, che vanno a impattare, che sono al contorno del processo produttivo, di quello che è poi il cuore della fabbrica. Quindi noi dobbiamo vedere, in funzione poi di quelle che sono le esigenze dell'azienda, qual è la priorità, qual è il focus su cui puntare, io dico, per generare vantaggio competitivo, quindi dipende dai settori, dipende dall'azienda, dipende dalla cultura, dipende da come siamo posizionati, ma sicuramente, poi lo vedremo anche in quelle che sono un'ipotesi di roadmap, è scegliere dei progetti pilota su cui testare alcune tecnologie che mi possono cambiare. Il concetto di produzione, quindi andare verso una produzione più digitale, tra virgolette. Se noi andiamo a vedere questa tabella, non so se riuscite a vederla, è un po' piccolina, comunque il concetto è che noi abbiamo in colonna quelle che sono le funzioni principali delle aziende, dall'R&D al planning, manufacturing, logistica e manutenzione. In riga abbiamo alcune tecnologie che possono impattare sulle singole aree. Facciamo degli esempi proprio concreti su cui andare a ragionare. Sicuramente la tecnologia della connettività e il Big Data Cloud mi va a impattare sull'R&D con una logica di R&D collaborativa, significa che io ho dei feedback in tempo reale dal cliente sull'utilizzo del prodotto. In particolare andando a usare degli RFD all'interno integrati nel prodotto. Sulla parte planning abbiamo tutta una logica di connessione digitale di tutta supply chain. Sulla parte manufacturing abbiamo impianti produttivi connessi che possono permettere anche una produzione flessibile perché io ho in tempo reale una serie di dati che vengono generati dalle macchine, dagli impianti, che vengono elaborati e quindi mi possono indicare quelle che sono le performance in tempo reale dei processi produttivi. Abbiamo una parte sulla logistica, che è logistica distributiva, quindi avere una tracciabilità in tempo reale di depositi, trucks connessi. E sulla parte manutenzione abbiamo anche la possibilità di fare diagnostiche in remoto, perché avendo gli impianti connessi, io posso avere fare diagnosi anche a distanza, senza essere sul campo. Abbiamo poi tutte le tecnologie che sono i sensori incorporati e software, che mi permettono di avere prodotti intelligenti, produzione flessibile. Abbiamo tutto quello che è il concetto dell'advanced analytics, cioè la possibilità di elaborare grandi quantità di dati per avere analisi sull'utilizzo dei prodotti, analisi della domanda della fornitura per centrare meglio le esigenze del cliente ma anche dei fornitori nella logica di processo produttivo, la possibilità di avere un controllo in tempo reale della produzione, e qua c'è il concetto del control tower manufacturing che poi vedremo che è un concetto molto importante, avere un controllo in tempo reale della logistica. Sulla parte manutentiva, per chi si occupa e conosce il concetto dell'OE, cioè dell'efficienza globale di impianto, cioè l'overall equipment effectiveness, avere la possibilità in tempo reale di fare un'analisi dei guasti, di ipotizzare manutenzioni predittive, non preventive, ma predittive.
Questo proprio dalla capacità di elaborazione dei dati raccolti in tempo reale dalle macchine. Poi abbiamo tutte le tecnologie del mobile, no? Wearables, significa avere la possibilità che si interfaccia anche un po' col concetto di realtà aumentata virtuale, dove io posso fare test di simulazione, avere lavoratori connessi in tempo reale in qualsiasi località, sulla parte manifatturiera e logistica, e lavoratori di field, quelli che fanno magari installazione di impianti, connessi per poi gestire anche a livello centrale certe problematiche locali. Abbiamo tutto il mondo dell'additive manufacturing, che vi dicevo è il concetto della stampa 3D, che sicuramente mi può permettere di lavorare in ambito R&D sulla prototipazione rapida e quindi avere la capacità di ridurre il time to market di sviluppo di un prodotto, avendo anche dei costi molto più contenuti. E poi abbiamo tutto il concetto di produzione componenti e attrezzature con piccoli lotti. Sicuramente oggi questa tecnologia non è idonea per fare produzioni di grandi serie, ovviamente, ma se parliamo di un pezzo di ricambio piuttosto che di un altro, di un'attrezzatura, io posso essere in grado, in funzione della richiesta, di produrre da singolo pezzo per quel cliente, quindi riducendo quelli che sono costi di magazzino, costi di produzione non corretti. Poi abbiamo tutto il mondo della robotica, dei droni. Sicuramente se noi parliamo di manufacturing abbiamo una forte evoluzione che vi dicevo della robotica e sarà una robotica cognitiva, cioè la robotica cognitiva sarà intelligente che si interfaccerà anche con le persone. E poi abbiamo la possibilità di avere anche dei controlli tramite la tecnologia dei droni. Questa è una possibile evoluzione. Quindi, solo per molte di queste applicazioni, le stanno già sperimentando, in alcuni casi sono applicative. Sicuramente oggi sono le aziende più leader di mercato, ma fra qualche anno, siccome la tecnologia avrà una riduzione di costi, saranno anche accessibili ad aziende medie. Io in particolare seguo un cliente che è un'azienda media, dove già ha già una visione digitale della fabbrica, sa già dove può andare a investire, proprio per rimanere competitivo anche rispetto a competitor di paesi low cost, in particolare della Cina. Proviamo a vedere quelli che sono i possibili assi di sviluppo della smart manufacturing. Sicuramente qua ho provato a sintetizzare quattro assi che non sono chiaramente esaustivi, ma sono quelli che io ritengo un po' principali. C'è tutto un mondo di impianti di processo produttivo, no? Quindi di cosa parliamo? Impianti, parliamo impianti intelligenti, sufficienti a autogestirsi, che si interfacciano con altri sistemi di fabbrica, questo possono migliorare quindi la propria affidabilità in termini di guasti, la previsione e la loro ottimizzazione. Quindi qua il concetto è sulla parte impiantistica, al di là dell'inserimento di concetti di automazione, di advanced automation, ma anche avere una governance e un miglioramento di quello che è l'efficienza globale dei singoli impianti, avendo flessibilità produttiva. Abbiamo poi un concetto di forza lavoro, e questo credo che sarà poi approfondito in una videopillola dove parleremo di roadmap. Però questa è una forte evoluzione, perché ci sarà una forza lavoro mista tra persone e macchine che avranno necessità di interagire in modo collaborativo per raggiungere degli obiettivi che in modo singolo non potrebbero raggiungere. Abbiamo un impatto su quello che è la supply chain, significa opportunità di gestione dei materiali non solo all'interno dell'azienda, ma anche all'esterno, quindi col mondo cliente e fornitori. Avendo quindi un forte miglioramento di quello che è il livello di servizio al mercato, ma anche incremento di efficienza. E poi abbiamo l'aspetto di business process, cioè
il concetto che la smart factory, la smart manufacturing, si estende oltre la fabbrica, avendo prodotti intelligenti che potranno parlare con i progettisti, con il marketing, cercando di capire come i clienti stanno usando il prodotto e quindi permettendo così, anche riducendo un po' i tempi, di attivare dei miglioramenti in funzione di quello che vuole il mercato. Ecco, sicuramente in uno di questi assi di sviluppo è importante il concetto del sistema di governance, quello che in gergo si chiama Manufacturing Control Tower. Il Control Tower è un set di capabilities che aiuta l'azienda manifatturiera a essere connessa e monitorata sulle performance in tempo reale. Se noi andiamo a vedere un po' i tre livelli di questa Manufacturing Control Tower, abbiamo un primo livello che è di visibilità. La visibilità è in funzione di tutti i processi all'interno dell'azienda, quindi parliamo di R&D, acquisti, produzione, magazzino, distribuzione e vendite. La visibilità risponde alla domanda: cosa sta succedendo ora? Quindi avere un dashboard, avere la possibilità di avere segnalazioni e allarmi su qualcosa che non sta funzionando, per poi passare a una logica di analisi. L'analisi risponde alle domande: ma perché sta accadendo? Cosa succederà dopo? Come posso migliorare? Quindi significa andare con sistemi intelligenti a fare un root cause analysis, quindi un'analisi delle cause dell'effetto che sto avendo in produzione, fare simulazioni. Scenari what if, cosa succede se faccio questo, e avere la possibilità di fare un'analisi dei rischi e una gestione della risposta a quello che sta succedendo. Abbiamo un terzo livello che è la parte di execution, cioè come il processo o il prodotto viene realizzato, quindi capire le informazioni, avere la possibilità di fare un piano d'azione, avere la possibilità di controllare in tempo reale quelli che sono gli indicatori più performanti legati alla singola area o funzione aziendale, per poi generare un miglioramento continuo. È chiaro che questo comporta anche una evoluzione di quelle che sono le competenze e capacità delle persone verso una cultura più digitale. Questi sono un po' i concetti principali, alcuni di questi concetti verranno poi approfonditi in alcuni videopillole. Vedo che come timing siamo a 10:32, io chiederei a voi qualche domanda o approfondimento in modo tale che abbiamo gli ultimi, credo, 10 minuti, no? 5-10 minuti di risposta. Lascerei a voi di scrivere qualche domanda o qualche approfondimento. E grazie per la partecipazione. Ecco, riceverete poi ovviamente le slide che avete visto in questo momento via email, credo nei prossimi giorni. Vedo una prima domanda: qual è l'impatto stimato per la riduzione dei costi? Ecco, la riduzione dei costi anche qua è legata un po' all'evoluzione tecnologica. Sicuramente la parte della robotica, parliamo della robotica, avrà un impatto enorme sulla riduzione dei costi perché con l'incremento dell'utilizzo, quindi della produzione di questi robot che saranno più intelligenti, si ridurranno anche i costi di investimenti. Quindi si stima nei prossimi 10 anni di avere un costo euro robot più basso di 2-3 euro. Quindi cosa significa? Significa che questo mi permetterà di avere anche una competitività produttiva
in paesi occidentali e non solo low cost, dove l'utilizzo della manodopera è predominante. Poi chiaramente dipende anche da cosa produco, dal contenuto del processo produttivo, se manodopera o macchina, eccetera. Diciamo, da quello che io so, non c'è ancora una stima esatta di riduzione dei costi. Ci sono dei leader di mercato che stanno investendo, che stanno credendo, per essere anticipatori di questa evoluzione. Mi chiedono anche terminologia meno tecnica, è chiaro, però è anche importante sapere terminologie che vengono utilizzate in questo contesto. No, viene chiesto costo più basso di 2-3 euro. No, sarà un costo euro robot attorno ai 3 euro. Ora, se noi sappiamo, per esempio, in paesi low cost, i 3 euro ora è il costo della manodopera in Cina, adesso sta aumentando. Questo cosa significa? Se noi in Italia abbiamo oggi un euro uomo, euro ora uomo, che è attorno ai 15-20 euro, significa che questo mi permetterà di avere un vantaggio competitivo nel produrre in paesi occidentali dove abbiamo un costo della manodopera sicuramente più elevato. Quindi potremmo essere competitivi anche rispetto ai paesi low cost. Allora, viene chiesto se esistono già piattaforme software. Beh, non, no, nel senso che credo che molte software house andranno in questa direzione. Ci sono sicuramente dei sistemi integrati che vanno a impattare su alcune aree produttive. Per esempio, faccio un esempio, se io parlo di controllo in tempo reale della produzione. Noi abbiamo la possibilità già oggi di avere dei sensori che mi raccolgono certi dati di produttività effettiva, di fermi, guasti, cambi in produzione, che mi permettono in tempo reale di raccogliere questi dati. Quindi ci sono già degli elementi, magari non integrati, dove alcuni concetti di smart manufacturing sono già applicati. Se io penso alla supply chain, a tutto il mondo della logistica, c'è già in tempo reale un tracking, pensate ad Amazon, no? Come gestisce tutto il processo distributivo. Sicuramente il salto, e un po' credo sarà l'evoluzione di tutte le software house, un po' la loro sfida, sarà quello di integrare in un modello possibilmente unico tutte queste opportunità che le nuove tecnologie potranno generare. Allora, entro quando rientreranno le produzioni in Europa? Qual sarà il senso sulla logistica europea? Allora, già oggi molte aziende stanno riportando, io parlo di alcune aziende italiane che conosco, la produzione che era stata delocalizzata in Cina, in Italia. Molti acquisti che venivano fatti in Cina sono stati già portati in Italia perché c'è stato un aumento della competitività anche a fronte di una svalutazione che è la valuta cinese. Quindi si sta già notando. Questo anche negli Stati Uniti, una tendenza di fare un nearshoring, cioè riportare nel paese occidentale quella che è la produzione. Vi faccio un esempio: Nike, che ha sempre, comunque si è sempre appoggiata in produzione, come produzione in paesi low cost, ha sviluppato una macchina per fare la tomaia, talmente automatizzata che rende competitiva la produzione nel paese di vendita. Quindi la logica sarà: io posso avere una fabbrica in Cina, ma non per servire l'Italia, ma per servire il mercato cinese. Questa sarà un po' la tendenza. Già ci sono degli elementi. Allora, un attimo che leggiamo alcune. Digitalizzazione degli studi professionali, vedo una domanda, un attimo che riprendo. Allora, negli studi professionali, ecco, dipende che studi professionali intende, se parliamo di commercialista, quindi questo sicuramente c'è già una logica di information technology che va a aiutare quello che è gli studi professionali. Noi parliamo più di fabbrica,
concetto della fabbrica. Sviluppo e soluzioni verranno proposte poi alle aziende. Bah, sicuramente qua parliamo di supply chain, c'è una domanda di sviluppo, sicuramente le piattaforme e soluzioni supply chain sono già in sviluppo, ci sono già delle soluzioni, se vogliamo anche il mondo della supply chain e logistica in questi anni ha già avuto dei forti evoluzioni. Qua la logica è un po' integrare la fabbrica con la logistica, no? Attraverso un'interconnessione in tempo reale, cioè per servire il mercato in funzione di quello che chiede nel momento in cui lo desidera, no? Quindi sicuramente c'è una forte integrazione. No, qua viene chiesto, se fosse un imprenditore in ambito manufatto e decidesse di investire per una rivoluzione smart, da quale area della sua azienda comincerebbe? Beh, io inizierei dal cuore, che è la parte impiantistica, quindi avere sicuramente interconnesse tutte le linee, gli impianti per avere una governance in tempo reale di quello che sta succedendo in produzione. Poi va capito se gli investimenti in robotica sono giustificati in funzione del settore, della tipologia, del numero, cioè se sono prodotti in piccole, medie o grandi serie, quindi sono sicuramente delle analisi da fare. La logica è avere anche la capacità di valutare un ritorno dell'investimento che comporta, attenzione, non solo un investimento economico sulle tecnologie o impianti, ma anche un investimento sulle risorse umane, perché poi non dimentichiamoci, dobbiamo avere persone che dovranno gestire anche questa evoluzione, quindi un cambiamento anche di cultura, io dico anche del personale di fabbrica, perché l'interconnessione, quando parlavamo di Human Machine Interface è un aspetto che porta anche un cambiamento di competenze e capacità delle persone nel governare la macchina. Eh sì, il discorso delle competenze verrà affrontato in modo dettagliato nella videopillola, quando parleremo di roadmap. Anche qua si chiede una roadmap. Questo aspetto della roadmap verrà poi affrontato nella videopillola come approfondimento. Vi ricordo che c'è la possibilità di iscriversi sui blog perché poi verranno nelle prossime settimane scritti dei blog sulla parte dello smart manufacturing. Se volete approfondimenti avete tutti i link su questa pagina. E per maggiori informazioni potete scrivere le mail che vedete sopra. Vi ricordo che il 20 settembre alle 10 verrà poi approfondito il tema delle soluzioni a livello di information technology, quindi generate Artin System, per la gestione dei processi di manufacturing. Quindi dove sicuramente affronterete l'aspetto di integrazione di quali sono le opportunità di governance, di controllo in tempo reale, di misurazione dell'efficienza degli impianti e di supply chain. Bene, io vi ringrazio, sono le 10:42, vi ringrazio per l'attenzione e a presto. Grazie molto.